Buongiorno, scusate ancora per il ritardo, ma non guidavo io l'aereo. Allora, no, è molto. Arrivando in ritardo poi è complesso mettersi, perché il tema è ingombrante: contemporaneità e futuro del teatro. Io non immagino proprio di avere le risposte, quindi cerco di mettere dei temi sul piatto nella speranza di averle queste risposte. Mi collego subito al tema delle mattinate. Che in qualche maniera anche io vedo da tempo come un'esperienza fallimentare, ma attenzione, non nel tipo di prodotto che viene generato, ma perché se c'è questo scollamento generazionale, se questo pubblico che viene costretto con le scuole a venire a teatro poi non viene più, ce lo perdiamo per un periodo, vuol dire che in qualche maniera il risultato non lo otteniamo, perché dovrebbero affezionarsi a questo mondo che gli viene presentato. Molto spesso anche in maniera straordinariamente impeccabile, perché il teatro scuola è una realtà in Italia. Quindi si dovrebbe capire che cosa succede nell'età dell'obbligo, nel passaggio dall'età dell'obbligo all'età in cui dovrebbero scegliere di venire a teatro. Io credo in questo senso che i giovani, che invece sia da noi, da Bellini, sia girando molto con gli spettacoli, mi capita, ringraziando il Dio, di incontrarne parecchi in teatro, ma non in tutti i teatri. Questo vuol dire che non tutti lavorano nella stessa direzione. Ultimamente c'era un articolo, una tavola rotonda sulla lettura del Corriere della Sera con alcuni registi invitati a parlare appunto di questo. Si era giunti alla conclusione che il teatro dovesse essere affascinante, dovesse affascinare, dovesse essere sexy. Io l'ho tradotto nella mia ottica come che debba essere popolare, debba in qualche maniera riuscire a riportare in teatro quanto più pubblico possibile. E questo è possibile, secondo me. È possibile anche con i giovani, me ne rendo conto anche quando i giovani li porti in teatro casomai con gli inganni, col tranello, e poi te li affascini da dentro, perché il teatro questa capacità ce l'ha. È vero quello che dice Caccavale, che siamo dalla mattina alla sera con il cellulare, ed è vero che il cinema è più in crisi ancora del teatro perché c'è Netflix, c'è la scelta sul web, c'è una costante offerta, ma proprio per questo il teatro, che è fatto di carne, di attori, è fatto di quel momento unico e irripetibile, secondo me non vivrà mai una crisi più di quanto non sia endemicamente in crisi dalla sua nascita. Quindi secondo me la sua forza sta proprio nel fatto che intanto siamo bombardati da questa tecnologia, da questa irrealtà che ci circonda, e il teatro, secondo me, se ce la sappiamo giocare bene, potrebbe addirittura riprendere questo ruolo suo centrale. I numeri di cui si parla, è vero, si produce tantissimo. Io girando molto mi rendo conto sempre di stare in teatro bene o male pieni, il che ti fa venire ottimismo. Poi però ti rendi conto che in realtà città che facevano 3 settimane oggi ne fanno 10 giorni, città che facevano 5 giorni ne fanno 2, quindi in realtà noi siamo in una totale recessione. I numeri parlano di questo, il pubblico è diminuito, i giovani non vanno a teatro, non riescono a seguire i percorsi artistici che non hanno visto, secondo me, dalla nascita. E questo è il ricambio generazionale, che non è mai stato un punto di forza dei teatranti, degli organizzatori teatrali, non hanno mai puntato su questo, sul ricambio generazionale. Oggi noi ci ritroviamo con un gap di pubblico e di artisti, ci ritroviamo a ricostruire una società di artisti, perché c'è stato appunto, c'è un vuoto generazionale dai grandi nomi che oggi hanno 70, 80, 90 anni, ai giovani gruppi che cercano di affacciarsi oggi, e il pubblico, quindi vedi platee affollate da un pubblico ormai in età, e alcuni teatri che invece lavorano sul pubblico come si fa in Europa, perché sul pubblico oggi si lavora, si accompagna, si fanno progetti per tirarli dentro, per fargli capire la macchina artistica e produttiva, per fargli capire che cos'è realmente il teatro. Laddove vedi che questi percorsi vengono portati avanti, trovi un pubblico giovane, trovi un pubblico attento, trovi un pubblico disposto a recepire qualunque tipo di spettacolo.
spettacolo e di provocazione. E questo è importante, e questo credo sia fondamentale per il futuro. In questo senso noi che stiamo dall'altra parte della barricata dovremmo in qualche modo cercare di fare sistema, perché non si fa, non si fa storicamente. Il teatro, probabilmente per motivi ministeriali, chi può dirlo, per motivi di percorsi artistici, è sempre un mondo, come tutti i mondi lavorativi, ma il nostro in qualche maniera, secondo me, lo dichiara in maniera più aperta e palese, è sempre stato un mondo in contrasto. Qui ci possiamo sentire 20 teatri napoletani, ma storicamente sotto sotto non c'è mai una reale unione di intenti. Questo è sbagliato, perché noi dovremmo tifare l'uno per l'altro e per dei teatri pieni, dovremmo cercare di sperare che tutti noi facciamo lo spettacolo migliore del nostro, e perché questo porta pubblico, è il meccanismo. Se io funziono, se funzionasse solo il Diana a Napoli, non sarebbe un pregio per il Diana, è un pregio per il Diana funzionare in una città in cui funzionano 20 teatri, è un pregio se la produzione alza il livello e se con il livello si alza la quantità e la qualità del pubblico. Io da attore, mi rendo conto alle volte di avere di fronte, perché sono cose banali, cioè diciamo sembra quella, però è vero, tu è uno scambio e dall'altro lato sai chi c'è, cosa sta facendo. Io da attore mi annoio quando dall'altro lato ho una platea passiva, ho una platea che non se ne frega niente di quello che sta accadendo in scena, che qualunque cosa tu gli proponi viene, perché tanto non ha alternative. Il teatro non può essere questo, non può essere questo oggi. Il teatro ha bisogno di trovare una necessità, un'urgenza, uno scambio, la necessità di parlare di nuovo al pubblico. Ora io come si faccia non lo so, probabilmente noi in qualche maniera, io parlo sempre di avere le antenne come gli insetti, cioè di stare in ascolto del territorio, quindi del pubblico, di quello che... Pensare al pubblico non significa abbassare il livello per forza, ma significa conoscerlo e quindi in qualche maniera cercare di portarlo per mano da un'altra parte. Non accontentarlo e quindi abbassare il livello e fare quello che si è fatto, dire no, ma la gente vuole Michel Hunziker in teatro. E probabilmente non è vero, perché questo li ha allontanati, ha mercificato l'offerta teatrale. E ci ha fatto perdere ancora una volta. La gente oggi vuole qualità, vuole necessità, si avverte se dietro un progetto c'è la reale necessità e l'onestà intellettuale di farlo. E oggi puoi prendere anche uno spettacolo di 40 anni fa, se ha un senso e un valore, e vedi che ti viene riconosciuto perché ne capisci il meccanismo. Oggi noi siamo senza più maestri, e parlo di artisti, non ci sono più i maestri, li stiamo perdendo. Io mi rendo conto che oggi anche i giovani attori di cui parlava Caccavale, che non hanno possibilità, e al sud ne hanno ancora meno perché non arrivano laboratori. Adesso il festival, viva Dio, lo sta riproponendo, ma stiamo sempre a rincorrere. Oggi non sanno più neanche i segnali teatrali della mezz'ora, il quarto d'ora e 5 minuti. È impressionante, ma è così e non ne hanno colpa. Ma il teatro è bottega e deve rimanere bottega. Deve rimanere bottega, non si deve far corrompere da quello che è il progresso, perché questa è la sua forza. Ma nella sua forza deve ritrovare la necessità. Cioè io paragono il teatro a quello che fa i pastori di Natale. Quando fa il pastore di Mertens, perché il Napoli vince lo scudetto, e perché ha avuto l'esigenza, e non è perché lo fa e poi lo mette industrialmente a rifarlo, lo fa perché c'ha un senso, ne sentiva l'esigenza. Ho fatto un paragone banalissimo e stupido sul calcio, ma è così. E ho parlato di scudetto, scusate. Quindi io credo moltissimo nel fare teatro, nel fare sistema. Noi dovremmo veramente sederci al tavolo e capire, perché molti di noi in questa sala non conoscono probabilmente alcune dinamiche più nascoste, più piccole, più che cercano disperatamente, affannosamente di
le famose cantine, ma Napoli è piena. Napoli è piena, purtroppo non hanno possibilità di confronto, non hanno possibilità di emergere, ma è piena. E quella dovrebbe essere la linfa vitale del teatro del futuro. Noi qualche anno fa facevamo quel progetto turnover per capire chi potrebbe reggere il passaggio da una sala piccola a una sala grande. Non sono in molti, ma perché gli manca il background, manca l'esperienza. Noi dobbiamo trovare momenti di incontro, momenti di possibilità, e vediamo e vedremo, scopriremo, e ne sono certo, che quando riporti delle tematiche diverse, con altre necessità, con altre formazioni, il pubblico dei giorni, se in qualche modo riesci a tirarlo dentro, sempre con l'inganno di cui sopra, poi si affeziona e ti segui perché ne ha necessità. I giovani hanno bisogno di andare al teatro, io ne sono certo, lo vedo. Quando parlo con l'inganno, noi per esempio, come tanti i famigerati progetti di alternanza scuola-lavoro, ne facciamo moltissimi. E devo dire la verità, qua vado di modestia, non si è mai lamentato nessuno, anzi le scuole fanno proprio la fila per venire, perché noi usiamo il progetto scuola-lavoro sicuramente per fargli fare un'esperienza che sia realmente formativa e che gli spieghi bene il teatro, ma poi siamo anche, posso dire, paraculosi, ho detto, siamo anche un po' paraculi, scusate, perché alla fine cerchiamo di fregarli instillandogli quella passione del teatro. Allora, per esempio, gli diciamo l'ultimo giorno, quando hanno finito di venerdì, certo voi avete finito, ma sabato e domenica forse vi potremmo far vedere lo spettacolo dietro le quinte, ma è sabato e domenica, voi uscite. Li vedi che si illuminano e ci vengono e li abbiamo fregati. Cioè, quelli tornano al teatro, tornano, perché il teatro vince, c'ha quella magia, c'ha quella potere che vince anche sui giovani di oggi, anzi, soprattutto sui giovani di oggi. Le ultime due cose, e poi smetto. Anche perché poi io quando giro, casualmente in una metropolitana, un pullman, eccetera, guardo le facce delle persone e penso, ma quanti potrebbero andare a teatro di questi che ho a fianco? E mi immagino i loro percorsi, dove vanno, e me ne immagino pochi. Quindi noi dobbiamo cercare di alzare la percentuale di persone teatralizzabili, cioè persone che potrebbero andare in teatro, perché al momento la comunità teatrale è scarsa, è rimpolpata, cioè la madre dei teatranti deve essere sempre incinta. E l'ultima cosa, per parlare anche, sentivo parlare di Ministero, quindi insomma credo in qualche maniera chiaramente si parli anche di numeri, numeri che non ci devono condizionare, perché sì, è vero che esistono, ma in qualche maniera il toro per le corna lo dobbiamo prendere noi e vedere dove portare i numeri. Non ci possiamo far governare solo da quelli, ma sicuramente sarebbe auspicabile, e qua parlo chiaramente da chi gestisce la sala dell'Ottocento, misure economiche che pensino anche veramente alle strutture, come diceva giustamente Mirra, e perché è vero che soprattutto al sud, e mi sento sempre, diciamo, un po' che ridicolo a fare sempre questo discorso di nord e sud, ma è così, molte sale arrancano come servizi, come tutto, quindi in qualche maniera si dovrebbe cercare di preservare la bellezza dei luoghi e anche la fruibilità dei luoghi, perché oggi i teatri in Europa, ma anche a Milano, che comunque è più Europa di noi, sono tutti accoglienti. La famosa questione dei ristoranti nei teatri, ma quello non è una diminuzione, quello rende un teatro un luogo fruibile dalla mattina alla sera, perché se io posso andare al Teatro Litta di Milano, che non è uno dei teatri più importanti di Milano, a mangiare e leggere un libro e vedere un incontro e sentire una poesia e poi la sera andare a teatro, questo è un bene, perché il teatro deve essere sempre aperto come le chiese, perché deve essere una chiesa laica in cui io mi posso buttare dalla mattina alla sera, deve essere biblioteca, deve essere libreria, deve essere tutto, e ci devo anche poter mangiare se lo spazio me lo consente. L'ultima cosa, sempre per rimarcare sul Trinord, noi non abbiamo spot, cioè il giorno in cui dovessero fare questo tax credit, io a Napoli mi chiedo come faremo, perché tra fondazione bancaria e forse come può dire meglio di me, cioè avete la fondazione Banco di Napoli, ma
quello che leggo sui giornali si tratta sempre di paramateria. Ecco, se vai a Milano dalla Fondazione Carico ad altre, gli aprono i teatri, gli fanno i progetti, cioè noi ospitiamo un progetto che è, che è finanziato dalla Fondazione Carico a Napoli, allora dico, ma è possibile che da lì devono venire qui e qui non si muove nulla? Quando dovremo cercare gli sponsor, ma dove andremo? Dove andremo? E quindi questo.